Visto che siamo molti, arrivano dal canale di Enrico, partiamo proprio da i Foo Fighter e vediamoci questo trailer che dovrebbe essere, insomma, impressionante, cioè perché è Red Band, quindi è vietato ai 18, ma vediamo, insomma. Hey everybody, we're the Foo Fighters. Check out the Red Band trailer for our new movie. Fucking cock. Check out the trailer for our fucking movie. It's our true Sono pleasure rock, quindi devo to dire show you the parolacce. unfiltered, unfucking forgettable Red Band trailer Che for our new movie bello! Studio 666. Cause Studio 666 is gonna fuck you up! Sono This is rimasto not impressionato. just a creepy rock and roll house. It allows spiritual entities to cross into our world. What the fuck? Adoro. Dave Grohl's been possessed. Now he's on a murderous rampage. Any chefs in the group? I'm pretty handy on a grill. So fucking juicy. Is the album almost done? It's killer. Oh, fantastico, fantastico. Sono. Adesso vi dico tutte le mie. My latest guilty pleasure. Meraviglia! You're welcome, music. Ma ragazzi, ma allucinante. Non mi aspettavo assolutamente una cosa del genere. Pensavo proprio di sbadigliare alla grande. Tranquillo, il mio nick che fa schifo, tranquillo anche il mio. Ma è peso duro, bravo, bravo Nicola. Cioè, ma è veramente peso duro. Cazzo, ma è super comedy, eh. Cioè, capiamoci, non è che serio. Però ci sono andati giù pesanti con gli effetti splatter, alcuni volutamente ignoranti, alcuni invece più seri, più realistici. Folle proprio. Ma devo dire che il primo trailer mi aveva lasciato un po' così, senza troppe. Ciao Sara! Abbiamo appena visto il trailer di Studio 666, ve lo consiglio ragazzi, ve lo consiglio perché veramente c'è una violenza inaudita, non mi aspettavo, sono stracontento perché la band dei Foo Fighters a me non è mai. Sì, simpatici, qualche video lo guardavo all'epoca perché facevano questi video comici. Insomma, per me è sempre stato un po' la ruota di scorta dei Nirvana, questa roba dei Foo Fighters. Non che suonino male o che non abbiano. Cioè, hanno fatto anche dei bei pezzi. Ma tutto molto mainstream, secondo me. Poi vabbè, non entriamo nel campo musicale che non è cosa mia. Hanno voluto fare questa cosa, secondo me, perché loro hanno sempre avuto il pallino dei film, perché i video erano sempre dei film comici. Ma non mi aspettavo una bomba del genere, sono molto sorpreso. Io credo che il primo trailer che loro hanno mandato abbia lasciato la gente un po' così, un po' gnegne. Allora qualcuno gli deve aver detto, ragazzi, aggiustate il tiro perché qua l'entusiasmo è bassissimo. E io credo che loro abbiano deciso allora di svelare delle carte. Di svelare delle carte del film. Perché sennò qua arriva mamma l'uscita di sto film che due coglioni. Cioè, magari la gente se lo saltava anche a pie paro. Invece a me, che comunque della band frega poco e niente, non ho nessuna affezione, mi sta anche simpatico Dave Grohl. Oltre a somigliare un po' al conigliastro, per chi lo conoscesse. Però non è che me ne frega un cazzo di vedere un film perché ci sono loro. Invece ora me ne frega tantissimo, perché mi piace un sacco lo splatter e mi piace la comicità nell'horror, quindi da vedere. Speriamo che sia divertente, come sembra dal trailer. Meraviglioso, Flavio Dea. Sì, anche secondo me. L'effetto che ho avuto. Cioè, insomma, il trailer è fatto per entusiasmarti. Le cose sono due, o ti entusiasma o no. Questo ci è riuscito a entusiasmarmi. Chiaramente poi non è che vado come un pollo pensando che sarà un capolavoro, no. O che faccia ridere, perché poi alla fine bisogna vedere se fa ridere veramente. No, esatto, Stefi, adesso sappiamo meglio cosa aspettarci. Era quello che pensavo in realtà, ma pensavo ci andassero molto, molto più light.